spezzavano, gli stock di pesca sono quelli che sono diminuiti. In questo devo dire che sia Giovanni Dubiolo sia anche noi ci stiamo muovendo, nel senso che il rapporto con, intanto con i paesi, quelli che sono nell'altra sponda del Mediterraneo, per fare in modo che le buone pratiche, quelle poche buone pratiche che siamo riusciti ad attuare noi negli anni, possano essere condivise anche da loro. E poi creare una collaborazione, ma soprattutto, dal nostro modo di vedere, il segreto è quello di valorizzare quel poco che noi abbiamo. Quel poco che noi abbiamo non può essere valorizzato se noi arriviamo nei mercati e ci paragoniamo agli altri. Intanto la pesca turismo è data alle barche che hanno una misura di 12 metri, quindi tutti quelli che hanno una misura di 12 metri possono attrezzarsi con delle modifiche per poter fare pesca turismo. La pesca turismo è portare assieme ai pescatori che vanno a lavorare dei turisti per fargli godere una giornata di pesca, di catturare il pesce e poterlo anche assaggiare. Poter utilizzare il bene del marinaio, il bene di proprietà del marittimo, per poterlo adibire, trasformarlo e metterlo a disposizione dei turisti, con le prerogative, in particolare nel borgo marinaio. Questo nostro borgo marinaro, che dovrebbe essere dalla piazza Giambattista, dalla piazza dello Scalo e tutta l'entroterra, ma anche spostato dall'altra parte, come diciamo, a Capanna la Chiatta, come si può dire, per poter ristrutturare questi immobili che ci sono a disposizione e poterlo adibire a farle dormire, raccontando le storie, poi ecco, l'architetto Dubiolo vi racconterà queste cose di come si svolgeva. Marinare non solo pescherecce, attenzione, c'è un distinguo tra centro pescherecce e centro marinaro. Il discorso del marinaro ne fa un'identità culturale forte. E Bazzara è stata una città marinara. Lo è stata, un esempio, 1630 nasce la parrocchia di San Nicola, Santa Nicola. Nasce per volontà dei marittimi. Sempre gli stessi marittimi hanno la congregazione, ed è una cosa strana, perché le congregazioni alle confraternite vanno a interessare solamente gli as major, cioè le attività artigianali, sartori, orapi e così via. Difficilmente gli altri settori primari, l'agricoltura, la pesca, non esistevano. E invece c'è questa stranezza, quindi c'è una certa forza, un certo aspetto di cultura, che primeggerà successivamente, nel primo del Novecento, con una figura somma, perché la Marina, Giovan Battista Vinci, il padre della nostra marineria, colui che predispone non solo gli armamenti, la motorizzazione, le paranze, come detto, il bilanciere e così via. E allora Bazzara cresce e cresce e poi pian piano inizia a smemorizzarsi, ad essere assente. È mai possibile che una città viva con il proprio porto trasformato da più di un ventennio alla fogna pubblica? Vi ricordo che quando venne il Papa, i nostri nocchieri di porto fecero entrare la Pietro Novelli. La Pietro Novelli è un mezzo transatlantico, non è una barzelletta, e la fecero entrare dentro il porto. Quando i vicini, il porto di Trapani e d'altri dicevano che non era possibile, eccetera, eccetera. E quindi un grosso natante entrò. E fu impiantato la Laguizzo e hanno tolto, quindi l'utilizzo di questo porto potente viene sminuito non so per quale voglia. Detto questo, c'è un'altra sfaccettatura. Negli anni passati a Mazara si impiantano istituti di ricerca per il settore ittico. Mazara ha un fiore all'occhiello che si chiama CNR. Nessuna amministrazione, a mia memoria, ha mai denotato, evidenziato. Le amministrazioni hanno lottato più per minchiate la presenza di Caspa, che è mai esistita a Mazara, ad esempio, che non la Giudecca, un quartiere che c'è, esistito
ma non se ne parla, perché è un problema, ci cioè, pongo il dubbio, è un problema di xenofobia, antisionismo, cioè perché la Giudecca c'è stata, identifica un quartiere, mai una segnalazione, l'antica Giudecca di Mazzara, non ghetto, attenzione, è anche un valore aggiunto, il fatto di non aver avuto il ghetto. I nostri ebrei vivevano all'interno della città, non erano ghettizzati, non erano il quartiere ebraico. Che cos'è che fa sì che, anziché parlare della Giudecca, si parla della casa? Una grossa corbelleria. Mazzara ha un tracciato di derivazione islamica, senza ombra di dubbio. Va da lì a parlare di casa e tutta la cosa. Quindi sono queste stranezze. Perché non si parla del CNR? Io vedo il sindaco di Genova, evidenzia tutte le strutture, la cantieristica di Genova, tutta la potenzialità dell'università, e qua tutto ciò che può essere un valore aggiunto per dar forza, diciamo, a un'identità, viene sminuita, non se ne parla, non... e c'è una totale assenza universale, non è, anche perché lo sappiamo, le amministrazioni sono una specula, sono uno specchio di tutti noi assieme. Questo che la riduciamo in questa maniera, cioè siamo ridotti male, malissimo. I piccoli paesi vicini, Pedrosino, che guerreggia, si muove, è attivo, la città fermenta, Campobello, questo è un problema. Intelligentemente, il campo radicale ha discusso tutto, nessuno protegge. Per quanto riguarda invece la questione qua della situazione della pista mazzarese, non pensa che la colpa più grave dei nostri politici, della nostra intelligenza, sia stata quella di avere avallato la dicotomia tra i nostri padri che istituirono la pesca a Mazzara con enorme sacrificio, il fatto che nessuno abbia chiesto di fare delle scuole per l'imprenditoria, la filiera della pesca e fare imprenditori. Questa cosa la può pensare. Questa sì, sì, è una trasfera, ne sono perduto, è una trasfera. Ha dato il suo contributo, ha parlato di cose importantissime per quel che riguarda il settore, i rapporti, vendite, da filiere, eccetera, eccetera, ma, diciamo argomenti che interessavano più agli addetti ai lavori, ed è importante, addetti ai lavori non solo dal punto di vista reale, ma addetto al lavoro anche in maniera indiretta, cioè ai politici. Gli attori, va bene.